Ciao ragazzi, qua Ex e oggi siamo tornati con un nuovo video. Sta arrivando FIFA 23 e volevo portarvi 10 carte che non saranno presenti in questo capitolo di FIFA. Dei nomi clamorosi tra icon e giocatori oro. Una è un icon tra le più forti della storia e un altro è un calciatore strepitoso che abbiamo amato in queste versioni speciali. Però prima di lanciarci nel video e mostrarvi queste 10 e più carte, perché vi ho messo anche dei bonus, voglio sapere da voi quali carte non vedete l'ora di provare su FIFA 23, la vostra carta del cuore che volete provare, quella che ogni anno comprate. Un bel mi piace per sostenere questa tipologia di video. Se vedo che vi piace ve ne porterò altre. Iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanellina. Ogni giorno 14 nuovo video, condividetelo comunque con tutti i vostri amici per farlo sapere proprio ai vostri amici. E vi informo, davvero importante, che da FIFA 23 andrò in streaming sia su Twitch che su YouTube in contemporanea. Ebbene sì, 4-5 giorni alla settimana mi vedrete in stream su tutti e due i siti. Se voi possedete già un account Twitch e mi seguite proprio sul sito Viola, vi consiglio di continuare a guardarmi lì, soprattutto se avete Amazon Prime, perché l'abbonamento, la sub, è gratuita e mi sostenete davvero al massimo e l'apprezzo davvero molto. Se invece non mi seguite ancora su quel sito, io vi consiglio sempre di passare a seguirmi. Se no, mi troverete qui, in live, in contemporanea, qua sul canale YouTube. Novità clamorosa e secondo me importantissima. Dopo detto questo, buttiamoci in questa top. Eccoci prontissimi ad iniziare. La top sarà molto rapida, senza blocchi. Per mostrarvi le posizioni tipo vecchio stile, andrò io a numerarli, perché sono anche più di 10 per dirveli. Non dico tutti, ma almeno quelli più importanti, i nomi più top. Partirò ovviamente andando da quelli normali fino ad arrivare agli ultimi, che sono i top player, le icon. Partiamo con un giocatore che non ci sarà più, che ha giocato molto in Italia, che è Kolarov, perché si è ritirato e non sarà presente su FIFA 23. Chi lo sa che non sia, che ne so, tra qualche anno Hero, secondo voi potrebbe meritare una carta Heroes Premier Serie A? Fatemi sapere la vostra, se potrà addirittura riceverla in un futuro. Secondo giocatore molto ignorante, famosissimo oramai su FIFA, Miura, il calciatore più vecchio proprio di foot, non ci sarà. Non perché si è ritirato, perché credo che non si potrà mai ritirare. La sua squadra purtroppo non ha i diritti su FIFA e quindi non sarà presente nel nuovo capitolo. Una leggenda che non vedremo più, davvero un peccato. Terzo giocatore, qui sinceramente è molto importante come nome, però ovviamente negli ultimi anni, essendo che giocava, come detto, fuori dai top club, non era più importante, diciamo, su FIFA, ma nella realtà è un nome importantissimo, perché parliamo di Iniesta. Non sarà più su FIFA perché anche lui non è presente con la sua squadra su FUT. Quindi un nome importantissimo, non vediamo l'ora, non per tirargliela per carità divina, ma quando si ritirerà diventerà un icon. Non so se sarà un icon usabile, perché come abbiamo visto per Xavi non era molto usabile. Secondo voi se Iniesta sarà icon, sarà usabile su FIFA? Fatemelo sapere nei commenti. L'anno prossimo non avremo questa carta. Quarta posizione, Thauvin, il calciatore francese che ha alzato anche vari trofei proprio con la nazionale francese, giocando in Messico, il suo club, come anche per Gignac, non è presente su questo capitolo foot. Quinta posizione, Miralem Pjanic, il calciatore di Roma e Juventus, è andato in Arabia Saudita o in Qatar, scusatemi che non sono sicuro, però comunque è andato in quei paesi, negli Emirati Arabi, e ovviamente la squadra non è presente su FUT. Quindi anche questo calciatore, che ha fatto benissimo sia tra Roma che tra Juventus, non lo vedremo più nei pacchetti di FUT. Sesta posizione, Hakim Fehwa, come abbiamo visto dalla sua ultima carta su FUT nell'SBC fine di un'era, il calciatore si è ritirato. Questo calciatore era famosissimo tra noi youtubers, soprattutto esteri del Regno Unito, perché essendo che lui era proprio una leggenda del Regno Unito, era diventato un meme e soprattutto era entrato un po' nei cuori di tutti, essendo un giocatore molto molto particolare. Non vedremo mai più una sua carta, purtroppo, su FUT. Settima posizione, qui voglio aggiungerla, non ho messo calciatori che sono stati ovviamente arrestati o purtroppo non ci sono più, perché secondo me non era giusto per privacy o comunque per cose molto importanti, però questo calciatore voglio citarlo perché c'è già una faida, delle news in arrivo, perché non si sa,
vi parlo di Greenwood. Sapete benissimo la sua storia e non vi dirò, se volete ovviamente sapere cosa è successo al calciatore, potete tranquillamente cercare. Che vi cito questo giocatore perché mancherà su Foot 23, sapete anche bene il perché, ma news degli ultimi giorni: il Manchester United nei tesserati aggiunti, quindi nella propria squadra del 2023, c'è il nome di Mason Greenwood, quindi il calciatore forse tornerà. Non credo sia stato un errore, oppure lo United sta solamente aspettando che questa situazione si calmi, perché ovviamente non vogliono perdere un talento come Greenwood, perché stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo che è fenomenale. Essendo uno dell'Academy dello United, forse vorrà tenerlo sempre tesserato per cercare di non perderlo fra uno o due anni, perché alla fine stiamo parlando di un giovane che tornerà sicuramente a giocare a calcio. Questa è un'idea che molti hanno espresso, che io potrei condividere, o addirittura tanti altri hanno detto che Greenwood può già tornare già dall'inizio del 2023. Voi che ne pensate? Tornerà? Non tornerà? Secondo me tornerà sicuramente a calcare i campi di calcio. Vedremo se sarà allo United. Non si sa quando, potrà anche essere fra mesi, un anno o più anni. Però sicuro su Foot 23 attualmente non lo vedremo. Altra carta che voglio citarvi, perché sappiamo bene che si è ritirato per un problema di salute: Agüero. La carta che secondo me abbiamo visto tanto, tantissimo, perché era un top attaccante della Premier League. Come sappiamo, per i problemi di salute si è ritirato e non vedremo la sua carta oro in FIFA. Secondo voi, nei prossimi anni uscirà Hero o uscirà Icon? Fatemelo sapere in un commentino. Qui si tocca un tasto dolente, uno dei miei calciatori preferiti, un fenomeno. Ahimè, ormai era a fine carriera, non giocava nemmeno più quest'anno. Però la cosa bella su Foot è che anche questi giocatori a fine carriera, grazie agli eventi, facevano delle carte speciali e diventavano fenomenali. Marcelo non sarà più su FIFA, davvero un coccolone. Marcelo era presente dal 2005 su FIFA, dal 2005 fino al 2022, che contiamo Foot 22, era presente in FIFA. Adesso, su FIFA 23, Marcelo non ci sarà. Fine di un'era per davvero. Davvero incredibile, ragazzi. Pensare, raga, era nel videogame dal 2005. 2005 fino al 2022. Sono nel 2023, quindi FIFA 23, non sarà presente Marcelo. Anche come abbiamo visto quest'anno, la sua carta oro non era questo granché, era scarsa. Però grazie alle versioni abbiamo visto Marcelo Foot capitano, fortissimo, devastante. La sua versione mutaforma, incredibile. Quindi sapevamo che in un futuro qualche versione flashback, qualche versione speciale, potevamo comunque cacciarli di questi giocatori che, ok, non sono granché, però possono sempre inventarsi una versione e tornare top. Invece purtroppo non potranno inventarsi nulla, perché non sarà proprio presente nel videogioco. Ho tenuto le icon per ultime e quindi vi cito velocemente. Su FIFA 23 non sarà presente Overmars, perché ha inviato foto, diciamo, occhiolino occhiolino, a delle colleghe, quindi è stato rimosso da FIFA. Oltre a lui mancherà Giggs, una carta non troppo forte su FIFA, ma una leggenda clamorosa, una delle leggende più forti del Manchester United. Mancherà, ed è anche uno dei calciatori più vincenti della storia. Mancherà su FIFA. Oltre a lui vi cito dei nomi velocissimi come Guardiola, l'allenatore adesso del City, non ci sarà più su FIFA. Non vi preoccupate, se nei pack Icon trovavate Guardiola e adesso dite sì, non troverò più Guardiola, non vi preoccupate, perché la sua carta è stata scambiata con Xabi Alonso, nuova Icon. Uno potrà pensare, cavolo, Xabi Alonso, giocatore fortissimo, FIFA, non so, guardava l'hockey, visto che parliamo di canadesi, l'hockey sul ghiaccio. Xabi Alonso fa più cagare di Guardiola. Non male come nuova Icon, inusabile, fa schifo, quindi vi stuccherete lui come spagnolo, CDC, grazie gli esports. Un'Icon aggiunta da pochissimo, già rimossa, Cafu, uno dei terzini destri più forti della storia e soprattutto su FIFA buonissima, era davvero una bellissima carta, già rimosso da FIFA. Quindi non troveremo questo terzino destro, soprattutto perché mancherà l'attaccante che tutta YouTube Italia piange. Tutti in questo momento sono in lacrime. Pippo Inzaghi non ci sarà su FIFA 23. Non so come giocheremo FIFA senza Pippo. Un'assenza impossibile, ragazzi,
impossibile. Penultima icon, Casillas, il portiere storico del Real Madrid. Mancherà nel prossimo capitolo di FIFA 23. E chiudo con l'ultimo nome, il nome che penso tutti quanti già conoscete, perché proprio metà di quest'anno il FIFA l'aveva annunciato. No, diciamo verso fine di questo FIFA l'aveva annunciato proprio dentro FIFA 22, che è con la rimozione. Per problemi legali Diego Armando non era più su FIFA 22, però EA aveva promesso che faceva il necessario per provare a riportare uno dei calciatori più forti della storia nel prossimo capitolo, di nuovo su FIFA. Purtroppo EA, da quel che si è capito, non ci è riuscita a rimettere Maradona su FIFA, quindi non ci sarà più Diego Armando Maradona in FUT 23. Un'assenza assurda, perché stiamo parlando di uno dei calciatori più forti della storia, e vicino a Pelé era sempre lì Maradona come icon. Adesso non la troveremo più, e non è stata rimpiazzata con un'altra super icon, perché nemmeno giocatori brasiliani come Romario o altri sono riusciti ad entrare in FUT. Si vociferava di una sua carta 96, ma niente da fare. Le icon aggiunte nuove ci sono, qualcuna di carruccia, ma nulla di esagerato, rimarranno quelle le più forti, quindi Cruyff, Pelé, Zidane e via dicendo così. Voi siete contenti o scontenti di questa cosa? Volete Diego su FIFA? Cosa ne pensate di queste carte che non ci saranno più? Ho terminato la mia lista, fatemi sapere il nome che vi ha fatto più male. Signori, il video è giunto al termine, spero davvero che vi sia piaciuto. Come sempre, un bel mi piace. Nei commenti fatemi sapere la vostra, il stato di vostro interesse. Iscrivetevi al canale e condividete il video ovunque. Passate ai miei social in descrizione nei commenti. E detto questo, vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto, haters make me famous. Because it's you, no need.